Andiamo avanti con boutique di eccellenza dell'anno Restructuring. Il premio va allo studio legale associato Casucci e Bortolussi per assicurare la più elevata qualità dei propri servizi attraverso la comprensione nel dettaglio dell'attività del cliente e un'assistenza mirata e l'offerta di soluzioni e idee innovative per fornire al cliente risposte fruibili in tempi rapidi e in modo efficiente e costi competitivi. E buonasera all'avvocato Barbara Bortolussi, associata dello studio legale. Buonasera, bentrovata. Buonasera, in verità sono qui con il mio socio, l'avvocato Casucci. Ma lasciamo entrambi. Ma lasciamo parlare i giovani. Va perfetto, bene. No, ma meglio così, guardi. Io infatti mi stavo chiedendo come mai non foste presenti entrambi, a parte gli scherzi. Meglio così perché io così sento due voci e le vostre voci devono confermare, insomma, un po' quello che abbiamo sentito nella motivazione e confermare un po' l'importanza anche di un premio in un momento delicato come quello che l'Italia, e in realtà lo sappiamo, tutto il mondo ha vissuto, però insomma noi parliamo delle eccellenze del nostro paese. Allora però direi che possiamo partire da lei, avvocato Bortolussi. Certo, beh, intanto grazie mille per questo riconoscimento. La nostra associazione, ormai ne parlavamo prima, ha 11 anni, in verità lavoriamo insieme da 15 anni, quindi insomma è un'associazione consolidata. E quindi vi ringraziamo per il riconoscimento, perché insomma, la dedizione dell'avvocato Casucci prima e mia dopo sicuramente viene così riconosciuta. Ecco. Sì. Detto questo, effettivamente, come dice lei, il momento storico, questo momento è un momento particolarmente difficile per tutta l'economia e l'imprenditoria italiana e mondiale. Quindi, se mi permette, vorrei fare proprio un augurio a tutti quei colleghi, a quei professionisti che come noi lavorano nella crisi d'impresa e nella ristrutturazione aziendale, che in questo momento ci auguriamo, mi auguro, che sia ancora più lungimirante la nostra visione per assistere e per supportare le imprese che si trovano effettivamente a dover affrontare una crisi inaspettata e una situazione inaspettata. Certamente, quindi, avvocato Casucci, certo, è infatti tornando al discorso delle soluzioni e delle idee innovative, qui si basa la questione importante, però insomma in questo momento bisogna districarsi tra tante cose, tra mille difficoltà. Se posso integrare un momento, sì. Perché la difficoltà economica andrà a, come possiamo dire, a prendere in considerazione settori nuovi, cioè per esempio il settore degli alberghi. Io penso alle spiagge venete, alle spiagge romagnole, che mai avrebbero pensato un anno fa di questi tempi di subire crisi di questo tipo, perché ci sono soprattutto nel Triveneto degli alberghi non di proprietà di multinazionali o di grandi società, ma sono degli alberghi sostanzialmente di ceppo familiare, che mai si sarebbero aspettati una crisi di questo tipo e che hanno dei forti problemi a rapportarsi con questa nuova situazione, perché purtroppo non basterà qualche mese o qualche settimana per riattivare il settore industriale. In qualche modo rimane fermo, ma è rimasta ferma tutta Europa, quindi tutto sommato sono rimasti fermi tutti, ma il settore turistico, che è essenziale per l'Italia ed è importantissimo per il Triveneto, noi ragioniamo, anche se abbiamo sconfinato qualche volta in Lombardia e in Emilia Romagna, ma siamo sempre rimasti nel Triveneto, e questa è una situazione nuovissima che mai io mi sarei aspettato dall'inizio. Cioè io ho cominciato nel 1980, mai avrei immaginato che gli alberghi di Jesolo, di Caorle, di Grado potevano subire una crisi forte di questo tipo, le cui conseguenze potremo cominciare a vederle, secondo me, nel primo autunno, sperando che non ci sia un'ulteriore ricaduta. Quindi è una cosa nuovissima, di difficile previsione per gli stessi imprenditori, e lì un po' da capire come va inizialmente la stagione, non tanto degli appartamenti, perché in qualche modo gli appartamenti gestiscono, ma gli alberghi. Io sono veramente preoccupato per la catena alberghiera che va fino a Rimini.
No, ma guardi, esatto, poi ovviamente adesso se ne sta parlando di più perché la stagione estiva è iniziata, ma la voce di sconforto delle aziende arriva ormai da tempo. Ovviamente nessuno poteva prevedere il coronavirus, ma poi chiaramente c'è tutto il tema del fatto che l'Italia non sappia come ripartire. Parlo del sistema Italia, no? Che non ci siano aiuti. Effettivamente proprio gli operatori turistici hanno detto, adesso l'aggettivo preciso non lo ricordo, però hanno parlato di una stagione che rischia di essere proprio la peggiore in assoluto, cioè de quasi devastante, no? E questo si allinea al discorso che faceva lei, addirittura è tornato indietro agli anni 80 dicendo che non avrebbe mai messo in conto una vicenda come questa, ecco. Ma li pensi, io sono di un, anche se lavoro nel Friuli, sono di un paese veneto e mai ho sentito crisi di alberghi se non particolari per errori gestionali, ma non una crisi diffusa e indifferenziata che va da Grado fino a Rimini. Certo, Questo è assolutamente. una novità assoluta, per me è imprevedibile. Ecco, avvocato Bortolussi, anche a lei lascio un commento per poi insomma guardare verso il futuro, sperando insomma, di trovare un po' di sfumature rosa. Ma sì, a me piace guardare al futuro e al futuro diciamo che in questo un ruolo importante lo farà il legislatore. Adesso vedremo anche se ci saranno magari delle modifiche in questo nuovo codice della crisi, anche alla luce di questa pandemia e quindi di questo momento drammatico per l'economia. Ma diciamo, sono sicuramente molto fiduciosa verso le capacità dei nostri imprenditori di rialzarsi. Quindi sicuramente ha interessato, interessa orizzontalmente tutti i settori dell'imprenditoria e dell'economia, però sono anche convinta che probabilmente nei prossimi mesi vedremo i nostri imprenditori un po' alla volta rialzarci. Sì. Comunque anche l'Italia e giustamente il settore terziario che per noi è fondamentale, non potrà durare in eterno questa situazione. Quindi mi auguro, forse anche con l'intervento di gruppi più grossi, più strutturati, più organizzati, comunque che si Certo, riparino. infatti io dico sempre viva l'Italia, viva le nostre imprese, no? Perché alla fine in qualche modo si rialza la testa. Io vi ringrazio entrambi, l'avvocato Bortolussi e l'avvocato Casucci. Grazie a voi, grazie ancora. Grazie, Grazie. grazie e complimenti ancora per il premio. Noi continuiamo, andiamo a vedere il prossimo vincitore.